Cari amici, dedico questo video intitolato Armonie Universali. Oggi, preciso che oggi è domenica 28 aprile 2013, lo dedico a questo simpatico ragazzo. Vedete, cari amici? Eccolo qua. Perché questo simpatico ragazzo deve aver seguito i miei ultimi video. I miei ultimi video dedicati a quella che io ho chiamato energia intelligente, dove parlo delle armonie, sì, cari amici, eccolo qua. E allora mi vuole incoraggiare su questa strada e mi scrive: se leggerà i seguenti argomenti, primo, sequenza di Fibonacci mi pare che fosse un grande matematico vissuto nel XIII secolo. Allora, se leggerà i seguenti argomenti: sequenza di Fibonacci, divina proporzione, terzo, sezione aurea, si farà meglio una idea della geometria sacra del nostro universo. E visto che lei sta andando verso tale argomento, le suggerisco tali argomenti attinenti per i suoi prossimi video. Un caro saluto anche da parte dell'amico Heaven 3003. Ok? Ecco, è questo qua l'amico. E vedete? Una buona parte dei miei video, cari amici, sono sollecitati proprio da voi che mi seguite su questo canale. Eccolo qua l'amico, eccolo qua. Bene, sì, caro amico, certo, la sequenza di Fibonacci, la divina proporzione, la sezione aurea, poi dopo in un'altra tua lettera tu mi parli anche dell'uomo vitruviano, l'uomo di Vitruvio, l'uomo di Vitruvio. Beh, cari amici, si tratta di cose che è difficile esaurire in un video. Andate voi a documentarvi su che cosa è la sequenza di Fibonacci, che cosa è la divina proporzione, che cosa è la sezione aurea, e anche ad informarvi su che cosa significa uomo vitruviano, uomo di Vitruvio. Io mi limito semplicemente a ricordarvi che ho già fatto tanti video dedicati al fisico teorico, Frithiof Capra e alla sua celeberrima opera Il Tao della Fisica, Il Tao della Fisica, dove Frithiof Capra sostiene esplicitamente che le varie religioni, ma soprattutto i misticismi orientali ed occidentali, guarda caso, hanno anticipato, diciamo così, le scoperte della fisica contemporanea. Andate a vedere il mio video intitolato Il Tao della Fisica di Frithiof Capra. Poi dopo, cari amici, posso anche ricordarvi quello che relativamente all'universo, che io ritengo infinito ed eterno nelle sue manifestazioni di energia intelligente e di materia, vediamo cosa diceva il premio Nobel per la fisica, il premio Nobel per la fisica, Carlo Rubbia, Carlo Rubbia. Parlare, ecco, queste sono le parole di Carlo Rubbia. Parlare di origine del mondo porta inevitabilmente a pensare alla creazione. E guardando la natura si scopre che esiste un ordine troppo preciso che non può essere il risultato di un caso. Va bene, cari amici? Relativamente alle scoperte della scienza, non della tecnica, della scienza, vi ho già detto e ridetto tantissime volte che la scienza conosce e dice la scienza, dice la scienza di conoscere solo il 5%, solo il 5%
di ciò che esiste nell'universo, ammesso e non concesso che la scienza conosca il volume totale dell'universo. È scritto qua, relativamente all'energia e alla materia oscura, si tratta di due entità di cui non si conosce quasi nulla se non il fatto che rappresenterebbero il 95% di ciò che esiste nel cosmo. E anche l'astrofisico Marco Bersanelli, che insegna all'Università di Milano, astrofisico Bersanelli, eccolo qua, cari amici. Il resto è il contributo dell'energia oscura, la misteriosa forza responsabile dell'accelerazione dell'universo. Potete leggere, vero? Potete leggere dell'accelerazione cosmica, potete leggere con i vostri stessi occhi. Il resto, il 95%, dice l'astrofisico Marco Bersanelli, che insegna all'Università di Milano, la stampa del 22 marzo 2013, dice che il resto, il 95%, che noi non conosciamo, è costituito dalla energia oscura, la misteriosa forza responsabile dell'accelerazione cosmica. Poi, cari amici, per quello che riguarda l'aldilà, ci sono le religioni ci sono per quello che riguarda l'aldilà, però per coloro che amano Eraclito o Eraclito, il grande filosofo presocratico, c'è sempre un suo famoso frammento relativo all'aldilà, che non l'ho scritto io, l'ha scritto Eraclito o Eraclito, grande filosofo presocratico. Tanti lo adorano, Eraclito o Eraclito, se non che Eraclito o Eraclito ha scritto queste testuali parole: sono attesi gli uomini, quando siano morti, da cose che essi non sperano né suppongono. E su questo frammento il nostro grande filosofo Emanuele Severino, che è uno dei più grandi filosofi viventi, ha scritto il suo saggio intitolato Immortalità e destino. Immortalità e destino. Ecco come vanno a finire le cose. Gli amici mi danno certe informazioni e io faccio certi video. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.